Consiglio comunale straordinario per le sorti dell'ospedale di Penne. Presenti in sala, oltre a molti cittadini, anche i sindaci dell'area vestina che temono per le sorti della salute dei propri cittadini. Abbiamo raccontato le battaglie che stiamo facendo non da oggi ma da 2 anni contro la chiusura totalmente immotivata dell'ospedale di Penne. Per 3 ragioni motivata. La prima, perché Penne serve un territorio montano, non solo pescarese ma anche teramano, e quindi è impossibile in caso di patologie gravi come infarto, ictus o grande trauma raggiungere l'ospedale di Pescara. Essendo rimasto solo l'ospedale di Pescara non può far altro che rintasarsi, come le cronache dei giornali riportano, il pronto soccorso sta scoppiando. Il terzo elemento è che non è possibile che la provincia di Pescara, che ha 300.000 abitanti, di fatto rimanga senza un presidio ospedaliero. Insomma, il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, deve tornare indietro su questa scelta, che è contro il diritto alla salute di tutti i cittadini della provincia di Pescara, in particolare dell'area vestina e di Penne. Io sono innanzitutto felice per la ricca partecipazione che c'è stata e soprattutto per l'attenzione che tutti hanno avuto per l'argomento, e anzi a un certo punto c'è stata un'eccessiva vivacità da parte dell'uditorio, ma sicuramente noi siamo sempre fiduciosi che il ricorso al TAR possa giovare per questa causa, e come ho già accennato stiamo attendendo oramai nel giro di qualche ora o di pochi giorni la risposta dello studio legale che sta seguendo la pratica e che ci dovrà dire esattamente il margine che abbiamo noi per raggiungere la sicurezza del risultato.